La musica ha accompagnato la fiaccolata per la pace contro la guerra che venerdì ha radunato più di 400 persone in piazza Garibaldi, organizzata dal comune, dalla presidenza del consiglio comunale e dalla curia. La presenza dei giovani, dei bambini, delle scuole è un simbolo. È un simbolo ed è una speranza, perché questi bambini penso e si vede che hanno le idee molto chiare, quindi speriamo bene per il nostro futuro e per il nostro presente. Hanno partecipato le scuole, ma anche le associazioni, gli scout, la Croce Rossa, una delegazione di Emergency, l'Unità Alzi ed anche i rappresentanti dei piccoli gruppi sacri della Settimana Santa. Le fiaccole in mano e le poesie dei bambini recitati sul palco. La scuola veramente si è trasformata in una fucina di idee. I ragazzi ci hanno spinto a conoscere innanzitutto la situazione, quella che si stava verificando non troppo lontana da noi. Quindi loro hanno cominciato a scrivere dei racconti, a dare voce a quella che poteva essere la rabbia, la paura della guerra, e soprattutto si sono messi nei panni dei loro coetanei, dei ragazzi che stanno lasciando gli affetti più cari, anche gli oggetti che a quest'età sono importanti. La città è pronta al piano d'accoglienza, saranno 50 al momento gli ucraini che arriveranno nei prossimi giorni, pronto anche il piano sanitario. I non vaccinati verranno sottoposti a vaccinazione volontaria e intanto sono 7 gli ucraini già arrivati in città. Appena arrivati 48 ore entro la data d'arrivo sono sottoposti a un tampone antigenico. Adesso inizia un percorso che prevede l'accoglienza dei profughi ucraini. Noi già ieri abbiamo fatto una riunione importantissima in prefettura, perché è chiaro che noi ci dobbiamo raccordare con le istituzioni. I canali ufficiali vengono dal Ministero dell'Interno attraverso la prefettura, per cui le idee libere non ce ne sono. Quindi occorre usare i canali ufficiali, andare a tracciare tutti coloro i quali che vengono dall'Ucraina e arrivano a Caltanissetta, perché si devono seguire anche delle regole sanitarie importanti, perché dovete sapere che in Ucraina è vaccinato solo il 20% della popolazione, per cui in qualche maniera dobbiamo mettere in atto tutte quelle misure per la salvaguardia loro soprattutto.